Buon sabato 14 ottobre. Arriviamo alla conclusione della guida alla lettura dell'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti. Questa guida è scritta da Alessandra Smerilli, che è docente di economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium e consigliere dello Stato della Città del Vaticano. L'ultimo paragrafo di questa introduzione alla lettura della Fratelli Tutti si intitola Fratelli e sorelle. Fraternité, égalité et liberté, uguaglianza, libertà e fratellanza, fratelli tutti. Fu il modo in cui si espresse San Francesco d'Assisi rivolgendosi all'intera umanità, riconoscendo una nostra origine comune, non una differenziazione sulla base dell'origine biologica, ma un'origine comune che riguarda la nostra unica progenitura. Come specie Homo sapiens arriviamo a prendere vita su questo pianeta attraverso un processo evolutivo recentemente. Siamo solo un attimo rispetto ai miliardi di anni di presenza della vita su questo pianeta, eppure, nonostante essere gli ultimi arrivati, pretendiamo di dettare legge. E lo facciamo senza avere nessuna intenzione di discernimento, di attenzione nei confronti del pianeta che abitiamo, della vita che è in questo pianeta e della quale noi siamo figli amati, profondamente amati. Abbiamo ricevuto molti doni, e però noi siamo stati capaci di infliggere profonde ferite alla nostra madre terra, alla nostra coesistenza stessa. Ci poniamo in opposizione reciproca, è una rappresentazione particolarmente realistica e significativa del nostro modo di porci con gli altri esseri viventi che appartengono alla nostra stessa specie. E anche se ci soffermiamo semplicemente a un concetto di fratellanza e sorellanza, senso tradizionale, cioè gli appartenenti a una stessa progenitura biologica, quello che troviamo essere definito impropriamente fratelli e sorelle di sangue. Noi abbiamo questo diritto che dovrebbe essere cancellato, lo ius sanguinis, una sorta di area riservata nella quale abbiamo costruito molta parte dei nostri privilegi e delle nostre contrapposizioni. E dobbiamo andare ben oltre, dobbiamo andare in un diritto che sia autenticamente ecologico. Il diritto dell'abitare la terra con misericordia e sobrietà. Ius soli, tu vivi l'esperienza della vita in un luogo preciso, al quale sei arrivato o sei arrivata, indipendentemente dalla tua volontà. E è lì il luogo nel quale devi esprimere questo concetto di dimensione dell'amore nella fratellanza e nella sorellanza, perché anche la sottolineatura di un legame di sangue tra fratelli e sorelle non garantisce necessariamente una pacificazione. Si pensi alle guerre che si inscenano di fronte ad eventuali eredità che provengono da quella progenitura biologica che sancisce il diritto all'eredità. Allora non si è più tanto fratelli e sorelle, si adombrano ingiustizie, cattiva distribuzione delle proprietà, del denaro.
nascono le guerre tra i fratelli e le sorelle. E torniamo alle origini, Caino ed Abele, due fratelli, che segnano in maniera simbolica la storia dell'Homo sapiens su questo pianeta e rappresentano un invito di saper andare oltre. Per questa ragione, i club dovrebbero molto probabilmente sconfinare dall'essere semplicemente una comunità multifamiliare, ma una comunità, questo dovrebbero essere, relazionale, che esprime la dimensione dell'amore, dell'amicizia, della convivialità e del rispetto della diversità nel riconoscere un'appartenenza a un'origine comune, non semplicemente un'appartenenza a una famiglia anagrafica o a una ascendenza biologica che ci differenzia da altre ascendenze biologiche. Qui entriamo in un tema molto complicato, complesso, che ci chiama a essere testimoni che si può andare oltre lo stretto ambito della famiglia, che è un'entità sociale, culturale, molto spesso legata a un modello di sviluppo economico. La famiglia mononucleare è questo sostanzialmente, è frutto del modello fordista, che prevedeva la fabbrica, il lavoratore e la donna accudente agli affari di casa. Ma non è più così, quel modello economico è svanito, si è dissolto. Molte di quelle condizioni che implicavano anche il mancato rispetto del diritto del genere femminile a esprimere in pienezza tutta la sua potenzialità, lo sfruttamento del lavoro in quel tempo nella fabbrica, ebbene tutte queste forme di disconoscimento dei diritti e di sfruttamento dell'uomo sull'uomo continuano a essere presenti in forma radicalmente diversa e pertanto dobbiamo imparare a rileggere in modo profondamente radicale questo concetto di fratellanza e sorellanza relativamente a un'unica e universale progenitura, perché l'Homo sapiens appartiene alla dinamica della vita su questo pianeta. Ma vediamo in queste poche righe, cosa ci viene invitato a sottolineare e di conseguenza poi a riflettere, leggendo la Fratelli Tutti, fratelli e sorelle. Nel chiudere questa guida alla lettura, non possiamo non fare un cenno al titolo dell'enciclica Fratelli Tutti. E qui insorsero giustamente e ingiustamente, quanti dicevano: ma perché non fratelli e sorelle? È perché semplicemente ci si riferiva a quanto detto da Francesco, che richiamava però a un aspetto universale della fratellanza. Come leggiamo nel preambolo, è una citazione di San Francesco ed è un invito alla fraternità universale, nel senso che viene ampiamente illustrato lungo tutto il percorso dell'enciclica Fraternità Universale. Pensate all'orrore della guerra, al respingimento dei fratelli e delle sorelle, di coloro i quali appartengono ad altre culture. La pubblicazione di questo testo, ancor prima che si potesse leggere il contenuto dell'intero testo, ha suscitato non poche reazioni di perplessità sull'utilizzo del maschile, che soprattutto in alcune culture è sembrato escludente le donne. C'è questo rischio, indubbiamente, ma per evitarlo dobbiamo essere protagonisti del pieno diritto del femminile a esprimere tutta la sua feconda potenzialità culturale, economica, politica, che sia radicalmente diversa dalla supponenza maschile predatoria che abbiamo conosciuto nel corso dei secoli e dei millenni. Il testo è in realtà equilibrato e
presenta molte aperture ed esortazioni ad andare proprio in senso opposto. Esortazioni ad andare al riconoscimento del pieno diritto del femminile ad esprimere in pienezza la dimensione dell'amicizia, dell'amore, della condivisione e del rispetto della diversità. Cosa che i maschi, bisogna prenderne atto, non hanno saputo fare. E hanno addirittura, soprattutto negli ultimi secoli, addirittura intessuto in nome dello ius sanguinis una avversità nei confronti dei fratelli e delle sorelle appartenenti ad altre culture, disconoscendo l'origine comune. Le reazioni immediate, tuttavia, ci fanno comprendere quanto ancora questo tema sia caldo e quanta necessità si avverta di fare passi avanti nella Chiesa e non solo nella Chiesa, anche nella società. C'è una sottolineatura che voglio fare. Il femminile che si esprime anche nel governo della cosa pubblica non insegue modelli maschili. Il potere sì è maschile, ma il potere è una scemenza. Il poter fare senza intendere il poter fare come una forma di comando dovrebbe rappresentare la novità del femminile, il governare insieme, nel pieno rispetto e nell'attenzione nei confronti del bene comune, dovrebbe essere lo specifico femminile che sgombra il campo dal potere che contiene in sé l'idea delirante del controllo e dell'imposizione di una uniformità conformante della cultura esistente. La via è quella espressa da Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica all'inizio del suo pontificato. E qui si richiama questa esortazione. Ma c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa, perché il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale. Per tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche nell'ambito lavorativo, chiesa, società, mondo del lavoro, politica, economia, con una visione che sia autenticamente ecologica. E nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali, ci ricorda Papa Francesco. Ma il punto critico è proprio la visione, che deve essere necessariamente, oltre l'appartenenza di genere e nel femminile trovare una radicale espressività dell'ecologia radicale e profonda. Tanto è stato fatto da allora, il cammino è ben avviato, ma nella logica di avviare processi più che occupare spazi, avviare processi, non semplicemente occupare spazi, perché quegli spazi sono semplicemente il luogo nel quale si sono cristallizzate le posizioni del potere maschile. Noi abbiamo bisogno di un cammino, non di un'occupazione di spazi e neppure occupazione di ruoli e funzioni. Abbiamo bisogno di radicalità oggi come non mai, perché siamo in presenza delle conseguenze deleterie dell'idea del potere del controllo che rappresenta la visione riduttiva, lineare, maschile, causa-effetto. No, la circolarità della vita deve essere espressione piena dell'ecologia a partire dalla condizione femminile. C'è bisogno di più donne, che più donne possano con competenza e serietà partecipare al pensiero e al discernimento, partecipare al pensiero e al discernimento, precondizione poi per agire concretamente e ecologicamente, perché
abbiamo necessità di uno sguardo femminile sulla realtà, sulla Chiesa, anche sulla fraternità. Abbiamo bisogno di uno sguardo femminile che si nutre nella coscienza e nella consapevolezza della centralità della prospettiva di ecologia profonda e radicale. Credo che questa premessa alla lettura della Fratelli Tutti, soprattutto in questo ultimo paragrafo, ci conduca lungo un percorso che non ha limiti di tempo. Esattamente come l'esperienza del club, non ha limiti di tempo e in quello spazio, in quei ruoli, in quelle funzioni che rappresentano i punti fondamentali dell'esperienza della vita del club e dei loro programmi, dobbiamo essere capaci di una nuova visione che sia di fraternità e di sorellanza all'insegna dell'ecologia radicale e profonda. Buona giornata a tutte e a tutti.